Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Palermiti nel teatro che si chiama Artem. Al mio fianco ci sta Domenico Aloisi, che è il presidente di Artem, giusto? Sì, giustissimo, sono onorato di questa carica, ma è una carica, cioè siamo tutti presidenti nella nostra associazione perché facciamo tutto unanime, tutti d'accordo, non ci sono capi bastone e soldati, diciamo, siamo tutti un nucleo, siamo ben amalgamati tra di noi, siamo molto omogenei in tutto, diciamo. Perfetto. Come nasce Artem? Da cosa soprattutto nasce Artem? E quali sono le cose che portate in scena? Cioè ci sono delle commedie, dei drammi? Cosa fate esattamente? Sì, allora, Artem è nata nel 2008. Infatti l'anno prossimo compieremo il secondo lustro di 10 anni di attività, ed è nata perché a Pasqua del 2008, più o meno a marzo se non vado errato, abbiamo fatto abbiamo ripreso una tradizione, la Passione di Cristo, che in dialetto si chiama pigliata, ok? Presa vuol dire. Questa qui è in un italiano arcaico, quasi incomprensibile ai più. Si conosce solo perché è la storia di Gesù Cristo, certo. E quindi la storia di Gesù è molto nota, e allora conosci tutto quello che ci sta intorno, diciamo. E da questa esperienza ci siamo riuniti così in pizzeria a mangiare dopo questa rappresentazione, e abbiamo detto: perché non facciamo un'associazione teatrale? Perché non facciamo? Perché eravamo tutti molto entusiasti. Io all'epoca avevo 19 anni e ero molto, diciamo, alcuni ormai sono accantonati perché comunque altri li abbiamo realizzati. E dicevo, da questa serata qui, da questo post pigliata, io lo chiamo sempre così, da questo entusiasmo post pigliata, abbiamo creato questa associazione. Questa associazione, e poi alla fine abbiamo riproposto la pigliata ad agosto. Il primo lavoro è per gli emigranti. Perché Palermiti è un paese dove l'emigrazione ha lasciato il segno, diciamo. Sono più gli emigrati adesso che quelli che stiamo qui tutto l'anno, e purtroppo questa è la realtà. E l'abbiamo fatto per i nostri fratelli emigrati, come si direbbe in chiesa. Ecco. Toglimi una curiosità, siccome voi comunque trattate varie tematiche, tu adesso mi spiegavi che parlavi degli emigrati, delle persone che sono andate all'estero per trovare fortuna, per quanto riguarda invece le altre tematiche, io so che avete parlato di violenza contro le donne, di omofobia, tematiche che comunque sono all'ordine del giorno e che rispecchiano quello che è l'anima di Artem. Sì. Allora, abbiamo affrontato le tematiche più svariate. Abbiamo la prima commedia, proprio commedia nostra, solo di Palermiti Artem, è stata Quando matura il grano, che l'ha scritta Gregorio Calabretta, il nostro primo regista e compositore, lo salutiamo, mandiamo anche un abbraccio. E Quando matura il grano, e c'era come tematica era la classica huitina. Sì. La scappata, cioè i due innamorati che alla Romeo e Giulietta, diciamo, però in stile molto mediterraneo, molto calabrese, diciamo, meridionale, molto meridionale. C'è questi due innamorati che per amarsi devono scappare. E abbiamo fatto rivivere anche a nostri compaesani che hanno fatto tale scelta anni e anni or sono. Abbiamo fatto rivivere quei momenti lì e hanno riso di quello che hanno vissuto anche loro. Oltre, poi dopo questo è stato il primo tema affrontato, diciamo, l'amore in tutte le sue forme. Poi c'era la seconda, era Emmoculo di Giammama, dove c'era sempre come tematica pure sempre l'amore, perché restava incinta un'attrice e non si sapeva di chi fosse, e poi alla fine era dell'insospettabile, è quello che ti sembrava il meno adatto, diciamo, ad essere padre, però alla fine ce l'hanno fatta anche loro come sentimento dell'amore, diciamo. Poi abbiamo affrontato la tematica con la commedia Mai più un dollo di sera, la tematica della disabilità mentale. Io interpretavo appunto questo ragazzo Giovannino,
E qui in pratica la morale della commedia era che tutti credevano che il pazzo fosse, pazzo tra virgolette, Giovannino, quando in realtà l'unico che ci aveva visto bene e lungo, proiettato in avanti, era quello, era il pazzo, sempre tra virgolette, sì, il cosiddetto pazzo. Poi abbiamo affrontato anche il tema della, dell'omosessualità con Luca Bucoglia. Quello è stato molto, perché anche si dice una volta parlare degli omosessuali, no? Era più, ancora c'è questa barriera che andrebbe superata, perché è una cosa, cioè, uno può essere bianco, può essere nero, può essere verde, può essere di destra, può essere di sinistra, è sempre una persona e va rispettata in quanto tale, punto. E basta. Ti faccio una domanda, Domenico. Sopra di noi, sopra questo bellissimo divano stile barocco, vediamo delle maschere. Ci vuoi raccontare la storia di queste maschere e cosa rappresentano, e soprattutto perché avete scelto di appenderle, e poi spieghiamo meglio il perché. In pratica noi dal 2008 fino al 2016 abbiamo fatto solo ed esclusivamente commedie in vernacolo, ma all'aperto, nel cortile della nostra scuola elementare e prima ancora nella villa comunale qui a Palermiti. E ogni volta che cercavamo, ci serviva un locale, perché se noi tutte le persone ci dicevano: perché non fate qualcosa in inverno? Perché non fate qualcosa in inverno? Qui abbiamo un clima abbastanza rigido, poi può piovere, grandinare in inverno da un momento all'altro, senza che abbiamo avuto problemi anche in estate. Parecchie volte abbiamo dovuto montare e smontare la scenografia e poi rimontarla un'ora prima. Siccome ci facciamo tutto noi, è una fatica immane, perché qui chi recita deve montare, deve smontare, deve accogliere, deve fare tutto. Non siamo gli artisti famosi, noi lo facciamo per passione e ci mettiamo più impegno ancora e meno tornaconto, perché il tornaconto è azzerato. Per quanto riguarda qui il teatro, alla fine abbiamo trovato questi due garage, abbiamo parlato col proprietario in comune accordo: guarda, anziché lasciarli così a marcire, facciamo una bella cosa, facciamo un teatro. I proprietari, marito e moglie, molto gentili e cordiali, e li salutiamo con un abbraccio anche loro, a Totò e Fiorella, sono in Svizzera loro, va bene, perché no? E al che ci mettiamo a costruire questo teatro? Ti permetto che noi, cioè, sapevamo un teatro cosa potesse servire da quel poco di esperienze che noi abbiamo avuto. Cioè, sappiamo che la regia deve stare in fondo, che deve comandare le luci sul palco da in fondo. Ti parlo proprio cose banali: servono dei camerini, serve un palco, serve una platea, cioè proprio cose basilari. E poi con altri amici che fanno teatro con noi ci potevano dare magari qualche consiglio, però ci siamo messi qua che non c'era nulla, ci serviva tutto, manodopera non ne potevamo pagare, no, i materiali non li potevamo comprare, quindi serviva un po' di tutto. Allora, per la manodopera ci siamo dovuti rimboccare le maniche e l'abbiamo fatto realmente, quindi noi abbiamo anche un video e delle foto che documentano il tutto. Abbiamo fatto dall'A alla Z, dall'impianto tutto, ti dico proprio tutto. Poi la roba che vedi qua è stata donata dai nostri collaboratori, ogni cosa è stata donata, e chi non aveva tipo questa porta o altre cose sono state donate, chi non aveva nulla da donare ha voluto contribuire con del denaro. Siccome è giusto, è sacrosanto far sapere chi ha collaborato, far sapere chi ci ha creduto, allora abbiamo detto così, più o meno come si fa, è stato fatto anche all'Allianz Stadium, adesso si chiama così, anziché la stella facciamo la maschera teatrale, maschera oro, maschera argento che vediamo qui sopra di noi, e sono una 100 e una 50 euro. Poi anche c'è la maschera platinum, se c'è qualcuno che è con cifre, e infatti una la dobbiamo appendere, perché una l'abbiamo ricevuta, più di due ne abbiamo ricevute, maschere platinum, ma ancora dobbiamo, perché siamo proprio ad agosto, abbiamo aperto con l'acqua alla gola. Quindi ti faccio una domanda: se qualcuno volesse contribuire, magari donandovi anche 50 euro, 100 euro, voi gli appendete la maschera qui sopra di noi? Sì, 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 appendiamo la maschera, guardatemi bene in faccia, mi potete trovare su Facebook dove volete, se no chiedete a lui, c'è il mio numero, non lo do perché non vorrei che ci fosse qualche stalker qui. Invece potrebbe venire qua lo stalker, 100 euro, mettete la maschera dello stalker. Sì, abbiamo il sito che è www.palermitiartem.org. Sì.
se non vado errato è quello, giusto? Sì, mi pare qualcosa del genere. Per, no, perché a livello informatico è più mio fratello, io sono più Ruspan, più... Ma io poi mi procurerò, diciamo, il sito, la pagina Facebook, perché mi pare che c'è anche, la mettiamo sotto in sovraimpressione mentre gira l'intervista. Palermiti Artem, attore slash regista, c'è scritto, perché è l'unica cosa che potevamo mettere più consona è la nostra pagina, quindi mettete anche mi piace. Abbiamo anche dei video, un video su YouTube che ha fatto Max Castelli con la prima edizione di Storie di Calabria e marchio Caffè Guglielmo. E infatti con Caffè Guglielmo è nata una collaborazione, ci sta aiutando in tutti i modi. Salutiamo Caffè Guglielmo nella persona di Beatrice Volpi e Daniele Rossi. E stavo dicendo, e Max Castelli ha fatto questa prima serie edizione di Storie della Calabria. Noi siamo la prima storia di Calabria, c'è scritto Palermiti Artem, Amazing Every People Day, se non vado errato pure in questo. Domenico, senti, ultima domanda, qual è il progetto per il futuro? Ci sono dei progetti, dei nuovi, diciamo, spettacoli che vi vedranno? Mi pare che c'è un calendario, se non ricordo male, vero? Abbiamo un calendario di tutte le compagnie regionali, non tutte, una parte di compagnie regionali, quelle che noi conosciamo noi, quelle che sono pure alla nostra portata. In più ce ne sarà una siciliana che verrà da Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. E questo è lo scambio culturale che propone Artem, è questo: la mia realtà va in altre realtà, le realtà altrui vengono nella mia. Quindi voi siete anche disposti a fare un teatro itinerante, quindi se qualcuno vi invitasse nella propria città a mettere in scena una vostra rappresentazione teatrale, voi comunque ci andreste? Sì, 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 possibilmente al chiuso, al chiuso, sì, d'estate all'aperto, anche se noi qui abbiamo avuto dei problemi proprio a livello abbastanza... con il tempo che cambiava ogni 2 secondi, ti ripeto, dovevamo montare, smontare, montare, smontare, era una faticaccia. Per questo diciamo il teatro, non perché noi snobbiamo le piazze, non voglio che passi questo messaggio, assolutamente, noi nella piazza ci siamo nati, anche se ci tengo a dire che non facciamo il classico teatro popolare di piazza, volgare, quello che ti fa ridere, ricerca la risata in modo facile, con una parolaccia, con un gesto, con un qualcosa che non va bene. Noi facciamo un teatro dove noi vogliamo far ridere, ma vogliamo anche far riflettere. Noi vogliamo far togliere tutta l'apaticità, sì. Scusami, me l'emozione, la bocca è un po' asciutta, tutta l'apaticità che c'è in questa società odierna, e vogliamo anche far riflettere, vogliamo essere anche dare uno spunto di riflessione, vogliamo far crescere la nostra comunità e non avere il prosciutto sugli occhi. È questo, è una, facciamo delle, diciamo, delle le tematiche sociali le affrontiamo affinché si possa crescere. Poi può essere anche sbagliato il nostro punto di vista, però ditecelo, noi non vogliamo detto solo bravo, no. Noi siamo pronti al confronto, perché il confronto è crescita, senza confronto non c'è crescita. E questo qui è quello che ci proponiamo noi, di riuscire ad avere un teatro, siccome 9 anni fa su un palco ho detto magari un giorno rifaremo la nostra commedia, questa commedia in un teatro tutto nostro, dove poter cogliere meglio i sospiri, i respiri, le risate, i sentimenti e le emozioni di ognuno insieme a voi. Noi ci siamo riusciti prima di 10 anni, in 9 anni. Adesso ci auguriamo magari in 10 anni di averne uno proprio uno di proprietà, magari un po' più grande, affinché possiamo anche portare eventi di un certo calibro, di un certo rango. Comunque, già iniziare in questo bellissimo teatro che voi avete costruito veramente con le vostre mani è quanto dire. Io ti ringrazio, Domenico, del tempo che ci hai dedicato. Ci vedremo presto, a questo punto vi seguiremo. Sono curioso di vedere dal vivo la prossima pièce teatrale. Come si dice? La prossima? Come si dice? Spettacolo teatrale. Pièce teatrale, l'ho detto in maniera non propria. È una commedia brillante, la maggior parte sono commedie brillanti, cioè sarà un monologo su... solo un monologo e tutte le altre sono commedie, ma è un monologo molto importante che riguarda la storia dell'Unità d'Italia, del Regno delle Due Sicilie, quindi non è il monologo soporifero, no, intendiamoci, perché quando si parla di monologo si deve stare sempre attenti, un po' come anche i giovani, no?
pensano al teatro come come un qualcosa di soporifero, ti fa un po' annoiare, seccare. Invece no, il nostro è un teatro popolare, perché è un teatro del popolo e per il popolo, ma non è volgare. Benissimo, a questo punto da Artem è tutto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, ringrazia ovviamente Artem e Domenico Aloisi, che è il presidente di Artem.